anche altri parenti di Aster che si volesse presentare nella sua realtà oppure la sua città. Sì, sì. Flash. Era proprio un flash, è una sorpresa che mi ha fatto. Buongiorno, eravamo capiti male, comunque anzi ringrazio Alessandro di Fondazione Ora, Alessio di Fondazione Ora, e ringrazio lei e anche l'onorevole di essere venuto, è una bellissima iniziativa, soprattutto è molto bella anche perché porta la variabile istituzionale, diciamo, a stretto confronto con quelli che sono le idee che nascono in un territorio. E io faccio parte di Aster, che è questa società consortile in house, cioè partecipata in maggioranza dalla regione Emilia Romagna, e che ha però al suo interno anche come soci tutte le università della regione, il sistema delle camere di commercio regionale, e quindi cerca di prendere un po' sia il mondo della ricerca e sia il mondo delle aziende. È per questo che la nostra mission fondamentale è quella di promuovere l'innovazione attraverso la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca. E dico proprio due cose al volo sulle industrie creative e culturali. Come ARS3, noi siamo qua sopra, siamo ospitati da lei, e il nostro ruolo è proprio quello di favorire per quanto possibile le iniziative regionali sulle specificità territoriali e regionali. Voi sapete che abbiamo una strategia che si chiama strategia di specializzazione intelligente. La Commissione Europea qualche anno fa ha chiesto a tutti gli stati, a tutte le regioni di dotarsi di una strategia e di definire le priorità settoriali attraverso le quali prendere o comunque cercare di attirare fondi europei. E la Regione Emilia Romagna, insieme ad altre regioni, ha qualificato e individuato le industrie creative e culturali come uno, non come uno dei tre pilastri, perché i tre pilastri sono quelli storici, che sono l'agroalimentare, la meccatronica e la meccanica, e le pile e le costruzioni, ma ha chiesto di individuare altre due settori a forte crescita, forte impatto, e uno di questi due è proprio l'industria creativa e culturale. Ma è chiaro, non c'è solo, secondo me, però un discorso di patrimonio e di valorizzazione. Questo è quello che vorrei lasciarvi oggi come riflessione. Vedo nel mio lavoro in questi anni, che ho lavorato molto con le start-up e anche con le grandi imprese, che sempre più la creatività, quindi le industrie creative e culturali, la parte di creatività è importante anche per le grandi imprese, per specchiare, per cercare di muovere un po' i propri modelli di business. Soprattutto in un cambiamento culturale da parte dei mercati, dove non si compete più sul prezzo. Cioè la competitività non si fa più sul prezzo e forse non si fa più neanche solo sulla qualità. La competitività adesso si fa rispondendo perfettamente ai bisogni dei consumatori e customizzando sempre di più la propria proposta a seconda del consumatore di riferimento. Ed ecco allora che questa cosa qua è fondamentale, l'ibridazione, come si dice, la contaminazione, la cross-contaminazione, tutte queste nuove neologismi che a volte sembrano un po' vuoti, no? Perché perdono un po' la loro potenza semantica continuando a dirli, però vediamo che se si parla di contaminazione, se si parla di cambiamento anche, di visione delle cose, l'apporto dell'industria culturale o di un creativo in un team di qualsiasi tipo è una cosa fondamentale. Quindi io direi, questa è una proposta che faccio, una riflessione che faccio anche dopo aver letto il disegno di legge, sarebbe opportuno in qualche modo anche favorire i processi ibridazione o di open innovation tra le imprese, diciamo, tradizionali e le start-up creative e culturali, cioè come servizi e come cambiamento di, lo chiamano mindset in Silicon Valley, io lo chiamo forma mentis, di alcuni modelli di business delle imprese tradizionali. Grazie mille.